Ciao raga, bentornati nel canale. Questo weekend abbiamo pianificato un paio di giorni in montagna. Siamo in cima al Passo Cordoi, questa qui è la salita, che ora faremo in discesa. Oggi abbiamo in mente di fare quattro bei passi, che sono Cordoi, Campolongo, Gardena e Sella. Quindi saranno quattro passi un po' impegnativi, amici da strada. Verrà fuori qualche oretta di divertimento con qualche bel paesaggio e partiamo subito, facciamo la discesa verso la Rapa, quindi ci vediamo lì. Abbiamo preso il passo Campolongo, adesso è appena iniziato. Qua dalla cabina di regia mi dicono che è pedalabile, sono circa 5 km, quindi magari qualcosa riesco anche a dire. Siamo arrivati in cima al passo Campolongo, adesso scendiamo alla villa in Valbadia e cominciamo a risalire verso il passo Gardena. Bella salita, pensavo più lunga, in realtà sono meno di 5 km perché siamo a 13 km totali con la discesa dal Cordoi a Rapa, quindi però dai, super posti. Mamma che posti! Allora, che la forcella là è il passo Gardena. Qui da qualche parte dovrebbe esserci la Gran Risa, se riusciamo a capire. Pista da sci famosa per la sua ripidità e per la Coppa del Mondo di sci. Ragazzi, che posti comunque. Siamo a più di metà passo Gardena ormai. È lui a fare il passo. Bellissimi posti. Bellissimi posti. Siamo arrivati al passo Gardena, qui c'è il Danter Cepis e di qua il Giangi con i colli iberici, Villa Balzana per Arolo. Allora ragazzi, come vedete alle mie spalle qui c'è il passo Gardena, siamo in cima, che posti incredibili, bellissimo. Sono stato solo d'inverno qui e alla fine oggi facciamo la Sella Ronda Iero, ma la versione su strada. Come dicevo, qui c'è il Danter Cepis, lì c'è la discesa della Iero, credo si venga giù da di qui, si attraversa la strada
Bello, bello. Le gambe non sono male e ci sono i presupposti per divertirsi oggi, veramente figo. Abbiamo 1 ora e 20, 28 km e mezzo e 850 di dislivello. Non dico che siamo a metà, ma quasi del giro. Però finora tutto pedalabile, tutto bello, nessuna fatica, stiamo facendo il passo che più ci piace e era proprio quello di cui avevo bisogno in questo periodo di stacco dalle gare, ecco, il godersi di andare in bicicletta senza pensare alla prestazione. E queste sono le cose che ti fanno tornare la voglia di andare in bici e che te la fanno apprezzare, ecco. Adesso giù e verso il prossimo passo, insomma, ci vediamo tra poco. Frizzantina all'ombra comunque, eh? Sono rientrati i corridori. Ciao. 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 Sono rientrati e tirano dritto. Vabbè, che dietro si stanno guardando. Si stanno studiando. E questa non è una buona cosa per il gruppo. Là dobbiamo andare. Bene. Stai sulla scogliera. Non hai voglia di volare. Ma che bello. Imboccata la salita per il passo Sella. Siamo quasi allo scollinamento del passo Sella, qua continuano a passare moto. Stiamo facendo un po' di shooting, guardate che figata. Lì c'è il Giangi in esplorazione. Quello che avete visto nelle foto barra video di prima è il Sassolungo. Siamo a Canazei, nel comune di Canazei. Questo è lo scollinamento del Sella. Adesso si scende un po' e poi si fa il Pordoi dal lato che della penultima tappa del Giro d'Italia. E via che adesso si scende con vista sulla Marmolada. Il nostro camper è dietro lì. Da quello che ho capito scendiamo e poi abbiamo gli ultimi 7 km di salita, ma non dovrebbe essere nulla di difficilissimo, ecco. Qua a sinistra si inizia a salire verso il passo Pordoi, ultima salita di giornata, e qua iniziano anche le scritte del Giro d'Italia per terra.
Ecco, ormai siamo in cima, ci sono tutte le scritte, tipo questa, manca il Fedaia e la Fi. Salita bellissima, comunque tutta pedalabile. Siamo in cima. Ragazzi, siamo arrivati in cima al Pordoia. Abbiamo fatto quindi Campolongo. Beh, siamo partiti dal Pordoia, Arabba, Campolongo, La Villa, Passo Gardena, giù un po', Sella, giù un po', Pordoi, dalla parte della penultima tappa del giro. Giro veramente stupendo, sia dal punto di vista dei paesaggi che proprio pedalarlo, perché mai pendenze impegnative, tutto molto scorrevole, molto bello, veramente figo. Abbiamo 53 km in 2 ore e mezza, ovviamente la media non viene molto alta, 21, e 1650 di dislivello. Poi casomai vi lascio in sovrimpressione lo screenshot del giro. Veramente contento. Domani altro giro che magari vi pubblico un po' più avanti, perché secondo me ne vale proprio la pena. Ovviamente arriva la nuvoletta sopra il sole proprio quando devo fare la chiusura del video, ma bene così. Ragazzi, con questo super panorama per questa volta vi saluto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!